insieme il Salmo 84. Salmo 84. Gloria al Signore. Oh, quanto sono amabili le tue dimore, o Eterno degli eserciti. L'anima mia langue e vien meno, bramando i cortili dell'Eterno. Il mio cuore e la mia carne mandano grida di gioia all'Iddio vivente. Anche il passero si trova una casa, e la rondine un nido, ove posare i suoi piccini. I tuoi altari, o Eterno degli eserciti, Re mio, Dio mio, beati quelli che abitano nella tua casa e ti lodano del continuo. Beati quelli che hanno in te la loro forza, che hanno il cuore alle vie del santuario. Quando attraversano la valle di Baca, essi la trasformano in luogo di fonti, e la pioggia d'autunno la copre di benedizioni. Essi vanno di forza in forza e compariscono al fine davanti a Dio in Sion. O Eterno, il Dio degli eserciti, ascolta la mia preghiera. Porgi l'orecchio, Dio di Giacobbe. O Dio, scudo nostro, vedi e riguarda la faccia del tuo unto, poiché un giorno nei tuoi cortili val meglio che mille altrove. Io vorrei piuttosto starmene sulla soglia della casa del mio Dio che abitare nelle tende degli empi, perché l'Eterno, il Dio, è sole e scudo. L'Eterno darà grazia e gloria. Egli non ricuserà alcun bene a quelli che camminano nell'integrità. O Eterno degli eserciti, beato l'uomo che confida in te. Benedica il Signore alla lettura della sua parola ai cuori nostri, e cantiamo ancora un inno alla gloria del Signore.
Chiniamo i nostri capi in preghiera. Signore, noi ti ringraziamo perché tu sei colui che opera. Ti ringraziamo perché tu sei colui che si manifesta. E ti ringraziamo perché la nostra esperienza con te è fondata sulla tua parola e sull'azione del tuo spirito nella nostra vita. Ti preghiamo, continua a benedire questa comunità e tutte le comunità che si radunano nel tuo nome e che hanno in cuore di servirti ed amarti. E in questa sera, per la tua parola, consola le anime nostre ed opera nella nostra vita. Noi ti ringraziamo perché tu lo farai. Ti preghiamo che tu voglia benedire anche l'offerta che stiamo per raccogliere per l'opera tua. Ti ringraziamo perché consideriamo anche questa parte del nostro culto a te e ti ringraziamo per il privilegio che ci dai di poter far parte dei beni che tu ci provvedi per l'avanzamento del tuo regno e per la diffusione del tuo Evangelo. Ti lodiamo nel nome di Gesù, benedetti in eterno. Rivolgiamoci insieme ora alla parola di Dio come la troviamo scritta nel capitolo 11 degli Atti degli Apostoli. Atti degli Apostoli, capitolo 11. Gloria al Signore. Atti degli Apostoli, capitolo 11. Ora gli apostoli e i fratelli che erano per la Giudea intesero che i gentili avevano anch'essi ricevuta la parola di Dio, e quando Pietro fu salito a Gerusalemme, quelli della circoncisione questionavano con lui, dicendo: tu sei entrato da uomini incirconcisi e hai mangiato con loro. Ma Pietro prese a raccontar loro le cose per ordine fin dal principio, dicendo: io ero nella città di Ioppe in preghiera e in un'estasi ebbe una visione d'una certa cosa simile a un gran lenzuolo tenuto per i quattro capi. Scendeva giù dal cielo e veniva fino a me, e io, fissatolo, lo considerai bene e vidi i quadrupedi della terra, le fiere, i rettili e gli uccelli del cielo, e udì anche una voce che mi diceva: Pietro, levati, ammazza e mangia. Ma io dissi: in nessun modo, Signore, poiché nulla di immondo e di contaminato mi è mai entrato in bocca. Ma una voce mi rispose per la seconda volta dal cielo: le cose che Dio ha purificate non le fare tu immonde. E ciò avvenne per tre volte, poi ogni cosa fu ritirata in cielo. Ed ecco che in quell'istante tre uomini mandatimi da Cesarea si presentarono alla casa dove eravamo, e lo Spirito mi disse che andassi con loro senza farmene scrupolo. Ora anche questi sei fratelli vennero meco ed entrammo in casa di quell'uomo, ed egli ci raccontò come aveva veduto l'angelo che si era presentato in casa sua e gli aveva detto: manda Ioppe e fa chiamar Simone, soprannominato Pietro, il quale ti parlerà di cose per le quali sarai salvato tu e tutta casa tua. E come avevo cominciato a parlare, lo Spirito Santo scese su loro come era sceso su noi da principio. Mi ricordai allora della parola del Signore che diceva: Giovanni ha battezzato con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo. Se dunque Dio ha dato a loro lo stesso dono che ha dato anche a noi che abbiamo creduto nel Signore Gesù Cristo, chi ero io da potermi opporre a Dio? Allora essi, udite queste cose, si acquetarono e glorificarono il Dio, dicendo: il Dio dunque ha dato il ravvedimento anche ai gentili affinché abbiano vita. È un passo molto importante che contiene una lezione importante. Molto spesso c'è chiesta ragione della nostra fede. Molto spesso
dobbiamo giustificarci e chiarire certe nostre posizioni e talvolta ci troviamo in difficoltà. Questo naturalmente capita in modo particolare a coloro che sono alle prime armi sulla via della salvezza, ma noi sappiamo che lo Spirito del Signore è quello che agisce e che opera. Qui in questo caso è Pietro che è chiamato dai fratelli di Gerusalemme a fare una relazione. E la prima cosa che notiamo è che Pietro racconta loro le cose per ordine fino dal principio. Quindi la prima cosa che bisogna fare per dare ragione della nostra posizione in Cristo è quello di esporre per ordine fin dal principio i fatti che sono accaduti. È molto importante nella nostra testimonianza cristiana di non fare degli accenni. È molto comune oggi per tanti credenti parlare in modo così superficiale e in modo così sconclusionato che quasi quasi sembra che più il ragionamento è sconclusionato e più è ispirato. Non è così. Dio, quando salva e riempie del suo spirito, dà ai suoi figliuoli saggezza, e lo Spirito del Signore, se guida le nostre parole, queste parole serviranno a farci vedere dei risultati. Le cose per ordine, e le cose per ordine prima di tutto dovevano dichiarare l'intervento di Dio nella vita di Pietro. Dio che manda una visione a Pietro e Pietro reagisce a questa visione, vuole essere disubbidiente, ma riceve da Dio stesso la spiegazione. Oh, Pietro non s'accontenta della visione. Pietro non è certamente un visionario, anche se era veramente un predicatore pentecostale. Non è un visionario di quelli che vanno a ricercare altri che diano spiegazioni alle visioni. Quando Dio parla, quello che egli dice lo chiarisce sempre, benedetto sia il suo nome. Infatti Dio non solo si rivela a Pietro, ma poi a Pietro dà la spiegazione e gli dice: Pietro, ubbidiscimi perché questo è il mio piano. E qualcuno potrebbe dire: ma fino a questo punto sono d'accordo. E poi non solo Dio interviene dando la visione, non solo Dio interviene dando la spiegazione, ma Dio interviene dando l'attuazione di quella visione. Infatti, mentre Pietro era ancora perplesso e stava in preghiera, e uno dei problemi più gravi è che noi siamo sempre perplessi ma siamo poco in preghiera, mentre Pietro era ancora in preghiera qualcuno bussò all'uscio per dire: noi cerchiamo Pietro. E allora immediatamente Pietro constatò che quello che aveva visto e quello che Dio gli aveva detto aveva l'attuazione pratica immediata, perché Dio conferma sempre la sua parola con le cose evidenti per ciascuno di noi. Ora Pietro espone ai fratelli questi fatti. Quando si domanda ragione della nostra fede, esponiamo i fatti con tale chiarezza. Parliamo certamente dell'intervento di Dio, ma l'intervento di Dio non è qualcosa di confuso, qualcosa di tanto metafisico al punto che non riusciamo a renderlo reale nella nostra vita. Certo, Dio si rivela a noi in modo spirituale, ma praticamente interviene perché quella sua luce, quella sua rivelazione abbia completa e totale attuazione nella nostra vita di tutti i giorni. E al verso 15 l'apostolo continua dicendo: l'esperienza mia è questa, che non soltanto
Dio ha confermato mandandomi queste persone che erano poi i messi di Cornelio, ma al verso 15 dice che la conferma di quella visione sono le esperienze reali che egli fa. Si parla tanto di esperienza in questi giorni, ma una vera esperienza, come vedremo fra poco, è sempre fondata sull'insegnamento globale e totale della parola di Dio. E infatti Pietro si decide ad andare, e quando va, come comincia a parlare delle cose grandi di Dio, la prima cosa che nota è che lo Spirito Santo scende su coloro che ascoltavano la parola. È importante. Lo Spirito Santo scese su quelli che ascoltavano la parola. Dobbiamo ricordarci questa cosa molto importante. Lo Spirito di Dio scende solo su coloro che ascoltano la parola. Non c'è nessun'altra esperienza biblica della Pentecoste senza l'ascolto della parola di Dio. E la logica deduzione che Pietro fa è questa: mentre io stavo parlando, lo Spirito Santo scese su loro. Ma la parola di Dio è perfetta, non è vero? E Pietro è ispirato quando parla, e Luca è ispirato quando riporta: scese su loro come era sceso su noi da principio. Ecco la misura, ecco il metro, ecco la norma. Viviamo in un mondo pieno di confusione. Pietro dice: io so che questi hanno ricevuto il battesimo dello Spirito Santo perché lo hanno ricevuto come l'abbiamo ricevuto noi dal principio. Qualsiasi altro metodo, qualsiasi altro sistema, qualsiasi altra manifestazione, qualsiasi altro modo di fare non è assolutamente biblico e deve essere allontanato da noi immediatamente, perché è pericoloso. Ricordiamoci che esiste nel mondo colui che è il re della confusione, il diavolo, che confonde le idee della gente. Quando tu devi confutare le idee degli altri, hai la tua esperienza, ed è un'esperienza molto netta che puoi sempre ricostruire sulle pagine della Scrittura. Dal principio alla fine del Nuovo Testamento c'è tutto quello che è la guida della nostra esperienza cristiana, è vero? Noi crediamo questo. E tutto quello che non è sostenuto dall'intero messaggio del Nuovo Testamento è dubbio. È umano e forse può essere anche diabolico, nel senso che ha lo scopo di allontanarci dal piano di Dio per la nostra vita. Non soltanto Pietro parla delle sue esperienze, ma dopo che ha fatto la logica deduzione che queste persone avevano fatto la stessa esperienza come lui, poi confronta questa esperienza alla luce dell'insegnamento di Gesù. E al verso 16 dice: e io mi ricordai della parola del Signore, benedetta parola di Dio, alla quale possiamo sempre ricorrere, perché la parola di Dio è la nostra pietra di paragone. Mi ricordai della parola del Signore che diceva: Giovanni ha battezzato con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo. E questo per lui era fondamentale. Perché credi questo? Perché affermi questo? O che ciascuno di noi possa sempre dire: credo questo ed affermo questo perché il Signore Gesù ha detto questo. Non è quello che ci dice la Chiesa, una Chiesa o un gruppo. Non è l'interpretazione teologica più o meno di persone importanti, è quello che la parola di Dio afferma
e che sulla base di quella parola è diventata la nostra esperienza. Il nostro cristianesimo è un cristianesimo di esperienza fondato sulla parola di Dio. Ancora, poi Pietro continua a parlare e vedete che Pietro parla tanto e con tanta speditezza che quelli che lo hanno inquisito e gli hanno fatto delle domande rimangono lì ad ascoltarlo. Non ci sono deviazioni e non ci sono scorciatoie all'esperienza con Dio. Dio ha messo dinanzi a noi il suo programma e se vogliamo il battesimo dello Spirito Santo deve essere come quello degli apostoli il giorno della Pentecoste. O Signore, riempici e fa traboccare i nostri cuori allo stesso modo. E la deduzione è questa: se dunque Dio ha dato loro lo stesso dono che ha dato anche a noi, chi ero io da potermi opporre a Dio? Cioè, voi mi criticate, ma qui c'è un'opera di Dio che testimonia, questo è importante. E questi critici furono convinti? Oh, certe volte noi pensiamo che con la nostra capacità, con le nostre parole, con i nostri mezzi, perché no? Qualche volta addirittura con la nostra piccola furbizia. Pensiamo di riuscire a convincere la gente su certe cose. Poveri noi se pensiamo che abbiamo la capacità di convincere qualcuno. Oh certo, c'è gente che plagia gli altri, che li riduce in servitù, che li tiene schiavi, che con la tecnica delle loro frasi riescono a bloccare le menti della gente. Ma questo non è nel piano di Dio e nell'insegnamento della sua parola. È Dio che opera nel cuore. Se la parola di Dio è predicata, questa parola produrrà degli effetti e darà dei risultati. E infatti coloro che hanno udite queste cose, Dio sia lodato, che erano gente che avevano qualche critica da fare, ma erano gente in buona fede, questi fratelli di Gerusalemme, e dinanzi all'evidenza della parola di Dio essi ascoltarono con grande attenzione. La conseguenza fu che si acquietarono e glorificarono il Dio dicendo che Dio aveva dato il ravvedimento a tutti gli uomini e finalmente essi l'avevano capito. L'opera di Dio è sempre così. È un'opera che produce pace nel cuore, pace nell'anima, pace nelle famiglie, pace nelle chiese. Cristo è il principe della pace. Quando egli arriva, riesce ad operare in maniera che le armi carnali si sono spuntate e distrutte per sempre, ed egli stabilisce la sua pace, il suo equilibrio, e gli animi s'acquetano. Quando gli animi non sono acquetati e nel cuore c'è risentimento, amarezza, guerra, reazione, è perché quegli animi non si sono aperti all'opera dello Spirito Santo e alla parola di Dio. Com'era la tua vita prima che incontrassi Gesù? Ti ricordi quando eri in guerra con te stesso? Quando nell'animo tuo c'era ansia, c'era lotta, c'era travaglio? Ma il giorno che tu hai detto: Signore, io m'arrendo, a te do il mio cuore, smetto di lottare e di combattere, ma ascolto soltanto la tua parola, in quel momento Gesù è venuto e ha stabilito pace nell'anima tua. È così, vero? Non soltanto pace nell'anima tua e t'acqueta, ma mette nell'anima tua la sua gloria.
un cantico nuovo nel cuore. E questi fratelli, questi cristiani che questionavano con Pietro, al termine s'acquetarono e glorificarono Dio. Questa è l'opera dello Spirito Santo. Dove c'è tristezza, amarezza, rancore, lotta, durezza, non c'è Dio. Quando Gesù viene, lo Spirito suo opera in noi al punto che mette un cantico nuovo nel nostro cuore. C'è questo cantico in te? C'è questo cantico in te? Glorificare Dio. Il mondo non lo glorifica. Avete visto quanti manifesti nella nostra città? Migliaia, di tutte le forme, di tutte le grandezze, con tutti i messaggi possibili ed immaginabili. Ce n'è qualcuno che glorifica Dio? E qualcuno dice: no, dovremmo metterci anche noi i manifesti con la parola di Dio. Sarebbe bellissimo vedere nelle nostre città, al posto di tanti manifesti così poco attraenti sotto tanti aspetti, dei bellissimi versi biblici che invitano alla salvezza. Ma Dio ha fatto di te e di me un manifesto continuo per la sua gloria. Ognuno di noi è un testimone della grazia di Dio, e come Pietro Dio ci aiuti ad esporre i fatti per ordine dal principio. Dio ci aiuti a parlare delle nostre esperienze. Dio ci aiuti a testimoniare che le nostre esperienze corrispondono non solo all'insegnamento di Gesù, ed è fondamentale, ma all'esperienza che i cristiani hanno fatto al principio della Chiesa. Dio ci aiuti a manifestare praticamente l'opera sua nella nostra vita. E poi, con grande fiducia, attendiamo pure i risultati, perché coloro che ci ascolteranno presto o tardi s'acqueteranno e glorificheranno Dio. Hai fatto questa esperienza con Gesù? È Egli il tuo Salvatore? È lo Spirito Santo la tua guida? Puoi tu dire delle esperienze che hai fatto con Dio identiche sono a quelle che gli apostoli hanno fatto? Se non hai fatto ancora queste esperienze, non le puoi confrontare alla luce di tutto l'insegnamento di Gesù e alla luce dell'esperienza della Chiesa cristiana dell'era apostolica, devi cominciare tutto da capo. E stasera è una buona occasione per te. Arrenditi al Signore, lo stesso Signore che col suo Spirito scese sulla casa di Cornelio, è lo stesso Signore che può scendere con la sua potenza sopra te, salvare l'anima tua, riempirti del suo Spirito e fare di te un testimone fedele della sua parola. E allora potrai dire: la mia esperienza è fondata sulla parola di Dio e interamente su di essa. Chiniamo i nostri capi in preghiera. Signore, noi ti ringraziamo perché, anche se nella debolezza la tua parola è stata annunciata e tu hai parlato a ciascuno di noi, ti preghiamo in particolare per questi cari che in quest'ora richiedono il tuo intervento. Manifesta la tua benedizione, la tua potenza sopra loro. Signore, quello che essi ti chiedono, donalo nel nome di Gesù. Fa che essi possano venire e testimoniare che l'esperienza che gli apostoli hanno fatto il giorno della Pentecoste è la loro esperienza oggi, perché tu sei lo stesso. Ti ringraziamo, Signore, perché tu salvi, battezzi col tuo Spirito, guarisci,
ti ringraziamo perché benedici, ti ringraziamo perché liberi, ti ringraziamo perché spezzi ogni catena ed ogni legame e dai la libertà. E in quest'ora ti preghiamo, fallo su questi cari ed opera in ciascuno di noi mentre ci accostiamo a te. Noi ti ringraziamo perché tu lo farai e ti lodiamo nel nome di Gesù, benedetti in eterno.